Buongiorno, buongiorno ascoltatori di YouTube, sono io, scusate se mi gratto la testa, sono un moscerino perché siamo ancora d'estate, pensi che oggi siamo l'8 settembre 2023, sono io e Luigi Dirò su questo torrente qua, ma dove sono, dove sarò? Certo ve lo dico, in Lombardia, ma qua è un posto veramente particolare per andare in Camporella, ma è bellissimo questo posto qua. Devo dire che mi trovo attualmente alla base della chiesina di Santa Veronica e sono arrivato col treno comodamente dalla stazione di Caldè. Faccio questo percorso fluviale, ecco. Se c'era una ragazza, magari alla mia età potevo andare in Camporella, ma ormai ho raggiunto la pace dei sensi, a me interessa l'ambiente naturalistico. Ma guardate queste rocce, ma qua potevo lavarmi i piedi, infatti oggi è una temperatura di 30 gradi che si sta bene, ma voi non sapete dopo la descrizione che do ai miei quadri, alla chiesina di Santa Veronica. Dopo vi spiego tutto bene, il susseguirsi dell'andazzo del girovagare del pittore Aldo. Allora vado su pian pianino perché sono caduto tante volte su queste rocce qua, perché sono alte, Dimitri se non è capace. Come fa con questo? Aldo racconta, oggi 8 settembre 2023, guardate il panorama che ho dietro di me, ve lo dico subito, il comune di Castelveccana, ma guardate che bellezza incantevole, dopo tanto tempo sono ritornato al Lago Maggiore, lì passa la ferrovia, passano i treni. Arrivando col treno voi vedete un promontorio alla stazione di Caldè. Sopra la stazione di Caldè c'è questa stupenda chiesa
chiesetta di Santa Veronica, dove siamo situati tuttora. Io vi devo dire che ho fatto una fatica a salire, perché forse ho sbagliato il sentiero. Ma che cos'è l'uomo? Mi chiedo, ma cos'è l'individuo umano, l'uomo? L'ho ben notato dai miei quadri. Vedete, qui sono riparato. L'uomo fin dalla nascita soffre. Ebbene, vi dico tuttora, inquadrano bene il significato del mio quadro, inquadrano. Questo è un embrione del feto umano, ma nascituro, allo stato già sviluppato di essere un uomo, con la struttura corporea. Ma guardate il significato che può dare questo quadro. Ebbene, qui rappresenta la bellezza di curvarsi senza genuflettersi. È molto importante, l'embrione è l'unico corpo umano che nasce con la bellezza, lo ripeto ancora, di curvarsi senza genuflettersi. Ma avete capito questo significato profondo? Io in questo momento mi genufletto davanti a questa chiesa di Santa Veronica a Caldè e vedo il mondo di fronte a me nell'altro quadro a mia immagine, come vorrei che fosse un paradiso il mondo che viviamo. Ma il mondo, fin dalla nascita hai la morte, fin dalla nascita tu soffri anche senza genufletto.